pensavamo di ritrovarci in altre condizioni, però comunque sono sempre 100 anni, sempre una data da festeggiare. Sì, c'è voglia di ripartire. Questo giorno che è arrivato 2 giorni dopo che ci hanno detto che possiamo ricominciare a giocare, chiaramente c'è tanta voglia di ripartire, di vivere, di competere, di ricominciare a dare emozioni ai nostri tifosi. Non ci aspettavamo chiaramente di festeggiare né i 50 anni dello scudetto né tantomeno il centenario in questo modo. Ne abbiamo approfittato, come sapete, se non altro per lavorare sul contratto di progettazione per il nuovo stadio, che anche questo è un po' un emblema della ripartenza in questo giorno del centenario. Vogliamo ripartire dagli stessi valori di 100 anni fa, di questi amici che 100 anni fa in un circolo, in un bar, a casa, hanno deciso di regalare una squadra a Cagliari. Immagino tutte le riflessioni che avranno fatto, le mille difficoltà economiche che avranno avuto. Pensare di ripartire da questo spirito di famiglia, da questi nostri valori che hanno dato questa squadra a questa terra e di cercare nei prossimi anni di fare sempre meglio è sicuramente motivo di forza e credo che alla fine festeggiare il centenario in un momento così complicato da un certo punto di vista ci dà ancora più consapevolezza, senso di responsabilità per ripartire e far sventolare i 4 mori in giro per l'Italia. Ecco, Presidente, ha parlato dello stadio, dei valori del passato, quindi tra passato e futuro. Se lei dovesse mettere un obiettivo, o meglio il suo principale obiettivo per il Cagliari del futuro, quale sarebbe? Ma allora, sicuramente oggi la crisi economica è talmente importante anche per il club che il primo obiettivo è quello di mantenere il Cagliari in sicurezza, quindi poter pensare fra 12 mesi di avere ancora una società solida, ancora una società forte, una società credibile, quindi lavorare giorno dopo giorno come abbiamo fatto in questi 3 mesi per avere la certezza di tenere il Cagliari fra le società più importanti in Italia, perché oggi con la crisi economica che c'è e che probabilmente sarà ancora più forte in Sardegna, questo chiaramente è l'aspetto più complicato. Quindi il secondo punto è sicuramente cercare di continuare a valorizzare anche il territorio con tutte le sinergie che in questi anni abbiamo portato avanti in questa meravigliosa terra, andare avanti evidentemente con il nostro progetto stadio e un giorno o l'altro finalmente con la sua realizzazione, e infine sicuramente quello di poter fare dei campionati all'altezza di questa maglia a partire da queste ultime 13 partite. Ecco, 100 anni di storia che ha voluto ricordare alla squadra per dare uno sprint in questo finale di campionato? Sì, gli ho voluto ricordare quanto era importante indossare questa maglia, quanto è importante il simbolo che c'è davanti a questa maglia e non il nome che c'è scritto dietro, perché noi passeremo tutti, ma il Cagliari rimarrà. E poi gli ho voluto anche ringraziare, perché credo che siamo state una delle poche società in Italia, magari l'unica veramente, ad aiutare tutta la famiglia Cagliari. Tutti ci hanno aiutato, dall'ultimo dei magazzinieri al più importante dei calciatori. Abbiamo subito delle perdite grandissime, ma una parte di queste perdite siamo riusciti a recuperarle grazie al fatto che veramente tutti hanno dimostrato di voler ridare qualcosa al Cagliari e di aiutare il Cagliari, quindi mi sembrava anche il momento giusto tutti insieme per ringraziarli per il gesto che hanno fatto e soprattutto per motivarli a riprendersi tutti i sacrifici di questi mesi sul campo fino all'ultima partita. Siamo in debito con i nostri tifosi, veniamo da lunghe partite non fatte all'altezza, contrariamente all'inizio del campionato, e quindi credo che adesso ognuno di noi ha veramente la consapevolezza di volersi regalare un grande finale di campionato. Se saremo uniti, se ci dimostreremo un gruppo, una famiglia come è stato in questi mesi, credo che riusciremo a fare qualcosa di importante, perché sarà un campionato talmente strano, dove si gioca ogni 3 giorni, dove ci continueranno a essere polemiche, dove ci saranno situazioni ancora irrisolte dal punto di vista normativo, che se noi riusciamo veramente a concentrarsi su noi stessi, a essere uniti e a pensare solo a dare tutto in campo, penso che potremo fare molto bene.